Benedetta Craveri, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta qui nel posto delle parole, anzi bentornata dopo che abbiamo raccontato, credo l'anno scorso, il libro Gli ultimi libertini, edizioni Adelphi. Lei incontrerà il pubblico al Festival della Mente di Sarzana con una parola a lei molto cara. Una parola molto cara perché ricordiamo un libro che è un caposaldo, non solamente per il percorso di studio e di narrazione, ma anche proprio come impegno. Ogni volta che io leggo il titolo di questo libro, ovvero Civiltà della Conversazione, la civiltà della conversazione sono parole molto importanti. Ecco, Benedetta Craveri, vogliamo ricondurre un po', partendo da questa conversazione dedicata all'appuntamento del Festival della Mente. Che cos'è la civiltà della conversazione? Beh, intanto la ringrazio per le sue parole così gentili. Poi quando mi fanno questa domanda, perché è un argomento che studio da anni e anni, rimango sempre concertata perché non so mai cominciare. Era una civiltà che prende, antica come la civiltà occidentale, perché l'arte di una parola condivisa che si pone un problema di libertà, di verità, risale alle origini del pensiero occidentale. Ma la conversazione diventa un fenomeno culturale con delle caratteristiche mai avute prima nella Francia degli inizi del Seicento, quando la nobiltà francese, uscita dalle guerre di religione, costretta a fare fronte al potere sempre più intransigente della monarchia assoluta, sente l'esigenza di ritagliarsi uno spazio proprio a sé, dove cooptarsi liberamente e celebrare soltanto se stessa e i propri interessi, i propri valori. Ed è qui, diciamo, che nasce questa civiltà aristocratica e questa arte della parola condivisa, diciamo, che da un lato distingue la nobiltà dal resto della nazione per la sua eleganza, per la purezza del francese, per la varietà e la profondità dei suoi interessi. E dall'altra però è un elemento che unisce, perché è un modello culturale che si diffonde e che nel giro di due secoli diventa caratteristico della civiltà francese, un punto di riferimento per gli altri paesi d'Europa. Quest'arte della parola e della conversazione viene già teorizzata però dai grandi tre grandi classici, perlomeno due grandi classici, due grandi libri pedagogici del Rinascimento italiano, dal Castiglione e da Watson, la conversazione. Soltanto nel Castiglione la conversazione, che è tipica del perfetto cortigiano, non può che esprimersi, non può che trovare la carnice più congeniale che a corte, mentre Guazzo teorizza una nobiltà d'animo, una civil conversazione che ha luogo in città, e sostiene che la nobiltà non è un fatto di sangue, ma rientra nelle virtù dell'animo. I francesi ne fanno un fenomeno a sé stante, perché un fenomeno diverso, perché la Francia ha moltissimi manuali di conversazione, ma nessuno all'altezza dei nostri due grandi trattati. Ma i nostri due grandi trattati miravano a quella che definivano una regola universalissima, una regola uguale per tutti. L'aristocrazia francese elabora da sola il proprio modello di conversazione, e lo elabora dal basso e non dall'alto. Sono i protagonisti stessi, il duca di La Rochefoucauld, Madame de Sévigné, il grande scrittore dell'epoca, Molière, a definirla dall'interno. E per la prima volta noi vediamo una elite, una società, che
decide di essere in grado di pensare da sola e prendere distanze, di pensare da sola, di elaborare i propri gusti, dire quello che vuole dire in materia di letteratura, ma anche poi di psicologia, di amore, di filosofia, di religione, poi nel Settecento anche di politica, e di prendere così le distanze dal potere politico, dalla corte, dal potere religioso, dalla Sorbonne e dallo specialismo dei dotti, dalla République des Lettres, e elaborare un'arte della conversazione che è antipedante, antiumanistica, che ha una vocazione inizialmente ludica, ma che al contempo stesso crea unità sociale, cultura, divertimento e informazione. E nel Settecento i salotti saranno non soltanto un luogo di incontro fra uomini e donne intellettuali, che è diciamo la triade che caratterizza la socievolezza francese e la distingue dal resto dell'Europa, ma saranno da questo scambio, da questa osmosi, nascerà la cultura dei lumi. Gli intellettuali utilizzeranno i salotti per diffondere le loro idee e per coinvolgere un pubblico, un'elite, in un progetto di riforme e di liberale che porterà poi al 1789. Nel corso del Settecento la conversazione non risponderà più soltanto alle esigenze di svago, di divertimento, di cultura, ma anche di impegno politico, di ricerca della verità. Direi che questo è brevissimamente il percorso di questa civiltà della conversazione, ma se è così importante e se è così determinante nella Francia del Settecento, e perché questa, ripeto, arte della parola condivisa, questa capacità di confrontarsi, di confrontare le idee, di elaborare delle utopie anche, trova ospitalità in Francia nei salotti, quindi in spazi privati, e si surroga in qualche modo in parte all'assenza in Francia di un luogo istituzionale dove le idee possono prendere un corso. La Francia non è una monarchia costituzionale come l'Inghilterra, non ha un Parlamento, è una monarchia assoluta, la politica è soltanto argomento riservato al re, e invece i salotti e l'opinione, e diciamo che consentono alla opinione pubblica di evolvere e di conquistare un pubblico sempre più vasto, sono in qualche modo un surrogato del luogo istituzionale che manca alla Francia. Benedetta Craveri, per forza di cose la parola conversazione, che lei ci ha illustrato come arte del conversare, l'etimo della parola conversazione, c'è quel cum, quel con, no? Invece oggi la conversazione... Sì, vuol dire conversazione, vuol dire conversare, confluire in uno stesso luogo, all'origine in un luogo cittadino e poi insomma quale che sia la meta. Ecco, è esattamente questo, che non vuol dire avere lo stesso pensiero, ma avere pensieri diversi, ma riuscire nella diversità, nella pluralità dei pensieri a trovare quell'equilibrio intellettuale proprio della conversazione. Secondo lei, Benedetta Craveri, oggi la parola conversazione, noi sappiamo qual è il suo significato della parola? Senta, io non sono... catastrofista, quindi penso che finché la nostra società, la nostra civiltà sopravviverà, ci saranno sempre dei luoghi in cui delle persone si copteranno e scopriranno le loro affinità e confronteranno le loro idee. No, oggi la conversazione ha smesso da moltissimo tempo di essere un rito condiviso di tutta una società e soprattutto, come si dice sempre, delle finte conversazioni hanno luogo in luoghi pubblici come per esempio la televisione, e noi vediamo che lì
è venuta meno prima di tutto la regola base della conversazione, che era una regola di educazione, che era la cortesia, l'attenzione alla parola dell'altro. La Rochefoucauld diceva che il migliore conversatore era quello che faceva parlare l'altro. E oggi generalmente, ma noi lo vediamo anche, lo dirò un pochino nella conversazione di oggi, no? La rete, l'informazione, ma, insomma, l'informazione è un meraviglioso regalo della civiltà moderna, ma noi non spesso non sappiamo come usarla, e sopraffatti dalle quantità di notizie e con l'ansia dell'immagine che noi diamo di se stessi, ci raccontiamo come in Facebook, ci mettiamo in scena, raccontiamo in una forma un po' di autismo. Quindi il problema generalmente delle persone che si confrontano è quello di affermarsi, di dire il proprio punto di vista e di non ascoltare l'altro per il terrore di essere distratto dal pensiero dell'altro. E questo è il contrario, è l'esatto contrario della conversazione. La conversazione aveva per i grandi intellettuale del Settecento, Diderot è uno dei primi a teorizzarlo, anche una funzione maieutica, e conversando con l'altro, e scambiando le proprie opinioni con l'altro, confrontandosi con l'altro, che si filosofa, che vengono delle idee. La conversazione è uno scambio di informazioni, di allegria, di impressioni, o è una capacità dialettica che non blocca sulle proprie convinzioni, che le apre al dialogo. Ed è qui il nodo per riprendere il tema del Festival della Mente di Sarzana di quest'anno, la parola nodo, ed è una parola importante proprio ascoltando le parole di Benedetta Craveri. Lei diceva poco fa della funzione maieutica della conversazione, no? Che si filosofa parlando con l'altro, mettendosi in relazione. Oggi, dove il senso della parola condivisa, il sapere condiviso, questa lo dicevamo poco fa con la fisica a proposito dell'oscura ragnatela dell'universo, Lucia Votano, ospite al Festival della Mente, a proposito della società della conoscenza. Se proprio siamo, Benedetta Craveri, in una società della conoscenza, allora dovremmo conoscere il senso, come significato e come direzione della parola conversazione, altrimenti è un solipsismo continuo. Sì, certo, però non bisogna essere pessimisti. Io sono un vecchio professore universitario, per esempio, e sono sempre sbalordita di vedere come nella crisi attuale dell'università, con la mancanza, la chiusura di possibilità di fare carriera, ci sono dei giovani formidabili che studiano, che hanno scritto dei libri importanti, che a 35-40 anni non hanno ancora la minima certezza di avere un modestissimo stipendio con cui sopravvivere, e che studiano, che si confrontano, che conversano, che riempiono veramente di speranze, che a me sembra sono molto migliori della mia generazione, dove non c'era mai veramente la paura di non trovare lavoro. Quindi non soltanto sono dei fenomeni circoscritti, sono fenomeni legati a piccoli gruppi. Guardi, la cosa sembra una banalità da vecchia signora, ma quello che manca oggi prima di tutto è l'educazione. La gente è profondamente maleducata per insicurezza, per paura, per ineducazione, ma non hanno l'atteggiamento, non rispettano il prossimo. Basta entrare in un autobus, in una metropolitana, lo vede, perché dovrebbe essere diverso in uno studio televisivo? Quell'educazione che manca oggi è quella cortesia a cui le faceva riferimento poco fa, no? Citando la Rochefoucauld, che il miglior conversatore è quello che lascia parlare. È l'attenzione, è il rispetto, che non significa essere moralmente, eticamente migliori, significa un rispetto delle forme che consente al dialogo di prendere l'avvio. Ma voglio dire,
se questo è vero sul piano generico, se la e poi dopo siamo un po' una società di autisti in cui è tale l'incertezza su se stessi che la gente parla ossessivamente di sé, si presenta, si informa gli altri, e questo a tutti i livelli. E perciò la curiosità che muove una conversazione è sopraffatta dal bisogno un po' infantile di imporsi. E di questo... anche questo è un fenomeno di ineducazione. È sempre interessante sentire che cosa può dire qualcuno che le capita di incontrare. D'altra parte bisogna dire che la conversazione di cui mi occupo io era una conversazione di una società che, oziosa, che non doveva lavorare per vivere, e suppliva alla mancanza dei giornali, di luoghi istituzionali in cui esprimersi e via dicendo. Già nell'Ottocento la conversazione, la grande conversazione francese, noi la troviamo dove? La troviamo nei grandi romanzi, in Balzac, in Proust. È diventato un grande genere letterario, ma nell'Ottocento ci sono i giornali, c'è il Parlamento, c'è la politica, c'è il valore dominante del denaro. I contesti culturali cambiano, ma il valore della conversazione come capacità di scambio, di arricchimento e come incitamento alla riflessione, quindi alla maieutica, rimane intatto e io spero che continuerà a sopravviverci. E a chiusura di questa conversazione, Benedetta Craveri, vorrei introdurre un'altra parola, pensando al suo libro, Gli ultimi libertini, no? Per esempio al Duca di Lauzun, se ricordo bene, no? Dove alla parola conversazione c'era anche la parola seduzione. Quanto la seduzione entra nella conversazione? Beh, lei dice, sottolinea un elemento essenziale, soprattutto della conversazione aristocratica della civiltà dell'antico regime. La parola, la conversazione era una forma di captazione dell'attenzione, della benevolenza dell'interlocutore e di seduzione, ma il più grande nemico di quella civiltà, uno dei più grandi nemici, che era Jean-Jacques Rousseau, nel suo romanzo, nel suo straordinario romanzo La Nuova Eloisa, ha una lettera scritta dal protagonista, da sempre svizzero protestante, che va a Parigi e scopre la civiltà, la società parigina, e scrive da Parigi alla sua Julie la descrizione della vita di un salotto, e dice: io sono rimasta sbalordita, perché anche le donne, Rousseau era terribilmente misogino, parlano in una maniera mirabile, un francese squisito, e sono colte e trattano tutti gli argomenti senza mai appesantire, senza mai soffermarsi sull'uno o sull'altro, con una capacità, rimandandosi la parola con grazia e con leggerezza. Ma veramente un fenomeno incantevole. Ma a che cosa serve tutto questo? Che cosa c'è dietro questa straordinaria capacità di seduzione? C'è una terribile volontà di dominio. E questo naturalmente è l'altra faccia della conversazione dell'epoca. Per esempio i libertini, se lei legge le liaisons dangereuse di Laclos, tutti, dalla marchesa di Morteuil a Valmont, utilizzano l'arte della parola per circuire
le loro vittime, non scoprono mai le loro carte. E la stessa cosa nei romanzi di Crébillon. Il libertino si vuole impossessare della sua vittima. Diciamo, l'interesse erotico, sessuale, nei romanzi in cui il libertinaggio è descritto come un fenomeno perverso, l'elemento erotico è secondario. Il trionfo del libertino, la perversione del libertino è di appropriarsi della volontà della sua vittima e di manipolarla a suo piacimento. E questo attraverso un'arte della parola che non nomina mai il sesso, semmai lo vi allude per metafora, e che è una dimostrazione straordinaria della perversione, diciamo, di quest'arte della parola condivisa. Ma c'è poi l'altro versante, che è quello, per esempio, come dicevo prima, di Diderot o di Julie de la Spinasse. Diderot scrive a un amico a un certo punto: caro amico, mi chiede se ho letto la Bede Reinal. No, non ho più tempo per leggere. A me interessa solo parlare, conversare, perché è lì confrontarmi con gli altri, cercare di dare il meglio di me, perché è lì che mi vengono le idee. E poi soprattutto perché i nostri scritti arrivano, persuadono un numero limitato di persone, e invece la nostra parola di bocca in bocca arriva fino ai limiti della città. E sono queste, diciamo, le due forze principali, due elementi di forza principali della parola, della conversazione nel 1700, nel corso del Settecento, che porteranno alle idee riformiste e alla rivoluzione liberale del 1789. Prima di salutarci, Benedetta Craveri, qual è il libro che si è portata nel viaggio verso il Festival della Mente? Ma sono io che ringrazio voi per la pazienza. Ma la pazienza è... mi piace usarla nella dizione francese, non tanto nella versione italiana, perché ha un concetto forse diverso la parola pazienza in francese. Ma qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni, Benedetta Craveri? Ah, che domanda a sorpresa! Dunque, è un piccolo libro che è uscito, curato da Maria Andrea Rigoni, di Léon Daudet, pubblicato dalla Scuola di Pitagora, una piccola casa editrice molto carina di Napoli, ed è un'antologia di ritratti del grande amico di Proust, in cui veramente mette dà delle immagini folgoranti e perfide dei grandi scrittori della sua epoca, da Zola a tutti gli altri. Ed è molto, 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 molto ben curato e molto interessante. La Scuola di Pitagora, ricordi letterari su Léon Daudet, curato da Rigoni. Grazie ancora, Benedetta Craveri, e buon festival con l'incontro oggi. Grazie infinite, a presto. Buongiorno.